finalmente siamo ritornati in un nuovo episodio delle Olimpiadi di Brawl Stars. E oggi andremo a vedere qual è il brawler che raggiunge la portata massima, quindi la distanza massima con il gadget, con la super e con l'attacco di base. Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine, perché questo qui è un video molto interessante che potrebbe darvi dei suggerimenti assurdi per Brawl Stars, per capire: riesco a colpire quell'avversario? No, non lo riesco a colpire. Per ora al primo posto si trova Jesse. Trovate il video originale delle Olimpiadi qui sotto in descrizione. Dynamike, grazie al suo gadget, riesce a superare tutti. Però in questa prima fase, ci sono praticamente tre fasi, andremo a vedere con il gadget, magari unito anche alla super. In questo caso 8 bit per utilizzare il gadget, deve piazzare per forza la super. Si va a teletrasportare e con tanta furbizia riesce a raggiungere il primo posto, perché appunto la sua peculiarità è quella di teletrasportarsi. Quindi raggiunge la distanza massima, primo posto per 8 bit, secondo posto per il signor Dynamike e terzo posto per Jesse. Secondo me tra poco verrà superata. Spolliciate a più Rosa, per favore Rosa, no, un like di compassione per Rosa, mi dispiace. Si va avanti con Penny, fa esplodere il mortaio grazie al suo gadget, però si piazza praticamente a metà classifica. Ecco, ve l'ho detto raga, Jesse è stata praticamente superata. Stesso vale per Dynamike, che per ora conserva ancora il podio, però scende al terzo posto. Si va avanti con il signor Barile, ci sta. Forse top 5, top 6. No, vabbè, no. Questo qui me l'ero completamente dimenticato. Cioè, guardate. Ecco il signor Carletto, qual è la distanza massima che può raggiungere grazie al suo gadget. Quindi si piazza al secondo posto, non riesce però a superare 8 bit. Si va avanti con la signorina Piper, proprio metà spaccato, proprio il centro preciso. Bea è... non è che raggiunge chissà quale distanza con quel suo miele, però quello sicuramente dà molto fastidio. Vabbè, beh, dai, ci riprovi magari con l'attacco di base, che sicuramente con l'attacco di base raggiungerai una bella distanza. Signor Mortisio, più che dare fastidio, non è che raggiunge chissà quale distanza con il suo gadget. È il momento... aspettate, è il momento di Mr. P. Vado ad utilizzare il gadget, però questa è la distanza massima che può raggiungere, anche se in realtà avrebbe potuto far camminare il suo assistente, tra virgolette, potenziato. Però vabbè, ha deciso di interpretarla in questo modo. Si va avanti con Spike, proprio metà precisa, ma mi sa che non raggiunge neanche la metà classifica, perché molti di loro hanno superato quella distanza. Attenzione Gelindo, si piazza... va, no, giusto, Iris, me ne ero completamente dimenticato. È vero, Iris, grazie alla sua testolina telecomandabile, riesce a raggiungere qualsiasi distanza. Quindi primo match, il primo test è stato portato a casa da Iris. A questo punto dobbiamo andare a vedere qual è la super che raggiunge la distanza massima, solamente la super. Colt, va bene, primo tiratore utile, riesce a portarsi per ora il primo posto a casa, che però gli viene subito tolto dal signor Bull. Quindi per ora troviamo Bull al primo posto, secondo posto per Colt e terzo posto per Shelly. Brock adesso li supera tutti. Sicuramente un razzo andrà fuori posto. No, niente. Ok, Brock terzo posto ci può stare. Si va avanti con Dynamike, che per ora si trova nella top 5, credo, una cosa del genere. Boh, riesce addirittura a raggiungere una distanza superiore a quella lì di Dynamike. Tic, stesso discorso, avrebbe raggiunto la distanza massima, però così non ha tanto senso. È il momento di 8 bit, va bene, ci sta poco più nella media. E Emz, ci puoi riprovare domani, grazie, perché mi hai dato tante volte fastidio con quella tua super, non ti meriti di vincere. Attenzione Bombardino, secondo posto, sì, aspetta, addirittura Bombardino primo posto, è vero, che però sicuramente sarà superato. Io a questo punto vorrei cercare di immaginare qual è il brawler che potrebbe superare Bombardino. Provo ad immaginare, raga, ci penso, ok. Voi cercate di pensare. Oh, attenzione Stecca, ecco appunto, è arrivato Stecca. Non ci avevo pensato ancora. Stecca riesce a superarlo. Si va avanti con Carletto, distanza minima, sì, resta fermo. Quindi per ora Bombardino è al secondo posto. La vetta la sta mantenendo il signor Stecca. Andiamo a vedere Jackie, vabbè, nulla di che, molto molto sotto la media.
E si... Ah, giusto. Perché qui non va considerato dov'è che cade il brawler, ma in questo caso con Piper la bombetta dove viene lanciata. Quindi tu salti da terra e lì la bombetta raggiunge la sua distanza massima. Si va avanti con Bea, attenzione, potrebbe su... No, niente. Addirittura io credevo che Bea riuscisse a raggiungere magari anche la top 3. Niente, sta nella media praticamente. Vada signorina Tara, faccia del suo meglio. Nulla di che, neanche per Tara. Mr. P, vabbè, che lo calcoliamo a fare. Arrivederci, Mr. P potrebbe fare sicuramente di meglio. E Maxine, se gli abilitate la super e poi non la fate camminare, che serve? Signor Mortisio addirittura si riesce a portare a casa il terzo posto, raggiunge il podio. Sandy, giusto, raga, Sandy riesce a raggiungere il primo posto. Guardate la distanza rispetto a Stecca, cioè davvero per un centimetro praticamente. Andiamo a vedere il... vabbè, Corbetto, giusto Corbetto, perché va a lanciare il suo veleno e ha raggiunto la portata massima. Quindi per ora Corbetto... Mi ero completamente dimenticato! Giù, anche Bibi! È vero, Bibi non l'avevo considerata, mi è venuta in mente proprio quando l'ha piazzata lui. Aspetta, è pareggio! Sì! Il secondo test è stato vinto sia da Bibi che da Iris, perché hanno raggiunto la massima distanza che potevano raggiungere. Adesso si passa al terzo test, quello lì dell'attacco di base. Quindi quale brawler raggiunge la portata massima? Ok, Colt adesso li supera tutti, primo tiratore. Quale brawler appunto riesce a raggiungere la distanza massima solo con l'attacco di base? No gadget, no super. Fate tutti quanti i vostri pronostici. Io cerco di immaginare tipo Spike, perché sì, Spike non è lunghissimo il suo raggio, ma poi va ad espandersi. Oppure brawler come Eugenio. In ogni caso noi godiamoci questa sfida. Per ora al primo posto si trova il signor Brock. GG per Brock, riesce a superare addirittura i 4 metri. Cioè ci ha messo anche delle distanze tra virgolette fittizie adattate a Brawl Stars. Andiamo a vedere Tick, mi sa che raggiunge il primo posto. No, però il secondo posto... Ah no, ok, ah giusto, perché lì esplode la bombetta, quindi il raggio è ulteriormente ampio. Tick, primo posto, secondo posto per Brock e terzo posto per 8-bit, che l'ha appena tolto. Chi era quello lì? Boh, mi sembra. Si va avanti con la signorina Ems, quasi 3 metri, ci può stare il momento di Pocio. Anche lui 3 metri e mezzo e bombardino non farà tantissimo, però vabbè dai... È un lanciatore, riesce a superare tranquillamente i 3 metri. No, no, primo sbagliato, ho detto Pocio 3 metri e mezzo. Non è vero, erano 2 metri e mezzo, vabbè. Andiamo avanti con il signore, il primo. Raga, io voglio vedere qualcuno di sostanzioso. Voglio vedere qualcuno che riesce a sfidare quei 3 colossi. Tipo Stecca. Tipo Stecca, che però si porta a casa il quarto posto praticamente. Sì, quarto, quinto posto, una cosa del genere. Comunque la top 3 non la riesce assolutamente a raggiungere. Sì, ma come lo togli? Come fai a superare addirittura la distanza di Tick? Io sono curioso di vedere Spike. Secondo me non mi sbaglio, Spike potrebbe seriamente farcela. È il momento di Bea. Ok, terzo, no, quarto posto anche lei. E anche Piper sarebbe interessante da vedere. Tra poco sicuramente ce la faranno vedere, perché siamo a Francuccio Epico. Eccola qui, Piper ha praticamente raggiunto... Ah ok, riesce a superare 8-bit. Quindi Piper si porta al terzo posto. Si va avanti con la signorina Pam, 3 metri belli precisi precisi, poco più di 3 metri. Bibi, se prima hai vinto con la super, che non sei stata neanche l'unica, cioè vincita tra virgolette condivisa in compagnia di Iris, questa volta non hai fatto tantissimo. Vabbè, anche il momento di Iris, questa volta vi è andata male, mi dispiace, non riuscite a vincere tutte le sfide. Si va avanti con il signore Eugenio, mi fa... Oh! Attenzione, l'avevo detto, non riesce a superare Tick, però si porta a casa il secondo posto. Io sono curioso di Spike, dai che siamo ai mitici, abbiamo quasi raggiunto i brawler leggendari. Ok, let's go, vabbè, se ne vada Mr. P per favore. Maxine anche raggiunge una bella distanza, i suoi 3 metri belli precisi precisi, tranquilli, ci può stare 3 metri. Se un brawler addirittura sopra la media, secondo me. Si va avanti con Semino, GG per Semino, bravo. Sandy, vabbè, 2 metri, poco più di 2 metri. Adesso raga, tra poco sarà per forza il momento. È rimasto solamente lui come brawler, ci ha fatto vedere tutti i leggendari. Vada si... Ah, Corvetto, vabbè, Corvetto non fa tantissimo, 3 metri ci può stare. Raga, Spike raggiunge il primo posto, ne sono sicuro. Andiamo a vedere, ecco appunto, l'ho detto. Finalmente Kazo-san riesce a pronosticare il vincitore e la terza sfida se la giudica Spike.